Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione a territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Eccellenza dell'anno, innovazione e sostenibilità, isolamento termico. Il premio va a Tecniche Progressum. È per essere un'eccellenza nel settore dell'isolamento energetico per nanotecnologie, per operare nel rispetto dei principi dell'ecosostenibilità, offrendo quindi prodotti di qualità e innovativi. In particolare per la linea di prodotti Eco Nanosil, soluzioni innovative per la copertura edilizia ideate per un aumento del comfort abitativo. Complimenti. Complimenti anche a Tecniche Progressum, altra eccellenza di questa serata delle nostre awards, che ritirano il premio con la foto. Poi farete altre foto là sul nostro... Ecco, tante foto stasera, però dovete condividerle con l'hashtag, vi ricordate? Okay. Siamo in compagnia di Nicola Bevilacqua, amministratore delegato di Tecniche Progressum. Buonasera e benvenuto. La società Tecniche Progressum è tra i premiati delle Fonti Awards come eccellenza dell'anno, innovazione e sostenibilità, isolamento termico. Le chiedo un commento a questo prestigioso riconoscimento. Sì, buonasera, vi ringrazio per l'invito questa sera e per l'intervista. Siamo molto onorati, insomma, di questa premiazione, che soprattutto solidifica tutto il lavoro che è stato fatto, perché siamo stati anche premiati comunque dai mercati e questa premiazione va a consolidare, insomma, il lavoro fatto. Siamo in compagnia del dottor Leonardo Valle, direttore generale di Tecniche Progressum. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Ecco, la strategia alla base della vostra realtà è l'estrema attenzione ai principi dell'ecosostenibilità uniti al miglioramento della qualità della vita, sia in termini economici, sia di comfort abitativo. Certo. Le chiedo quanto è importante l'investimento nella ricerca e sviluppo per riuscire ad arrivare ai vostri obiettivi aziendali. È fondamentale. Investire in ricerca e sviluppo oggi in Italia e nel mondo è fondamentale per raggiungere i risultati attesi. Il nostro risultato atteso è quello di efficientare le case degli italiani e renderli autonomi dal costo dell'energia. Questo ha comportato la creazione di strumenti innovativi, tra i primi l'Open Innovation Center che abbiamo creato in azienda, che raccoglie il contributo di tante istituzioni e tante volontà presenti al nostro paese e capacità industriali, anche scientifiche, racchiuse in questo nostro Open Innovation Center, che come frutto dà in primis, per esempio, la serata di questa sera, dove viene premiato uno dei nostri prodotti di punta della nostra società Tecniche Progressum. Ecco, tra i vostri prossimi obiettivi c'è l'intenzione di espandervi anche a livello internazionale. Le chiedo in generale quali obiettivi avete per il futuro. Avevamo come obiettivo entro quest'anno di diventare una holding internazionale e ci siamo riusciti. Siamo da pochi giorni una holding di diritto olandese presente in Italia con delle società italiane che operano sul territorio italiano e quindi l'Italia può esprimere un'eccellenza a livello europeo e tra i primi obiettivi c'è l'internazionalizzazione della nostra azienda e quindi dei nostri prodotti. Per questo abbiamo anche dei manager all'interno della società che ci stanno dando una mano con un focus importante. Portare in Europa il Made in Italy,